Claudia Cristoforetti, insegno storia e filosofia qui al Liceo De Piero ormai da 10 anni e sono anche referente dell'educazione civica alla cittadinanza. Ecco, all'interno di questa nuova materia che c'è ormai da un paio d'anni in tutte le scuole italiane, un giorno mi è venuto in mente di proporre ai ragazzi un percorso su Alexander Langer. Diciamo che Langer è sempre stato un amico che mi ha accompagnato un po' con le sue sollecitazioni, anche con la sua vita, il suo pensiero, le sue decisioni profonde e radicali. E l'ho presentato ai ragazzi come saltatore di muri e costruttore di ponti, così lui amava insomma presentarsi. E per i ragazzi è stato subito un po' una scoperta. E la cosa particolare è che da quel giorno in poi a tutti, o a tanti all'interno della classe, a me per prima, sono arrivate sollecitazioni dall'esterno rispetto al fatto di dover prendere in mano il suo pensiero e la sua vita e farlo riscoprire. Il giorno dopo che ne avevo parlato in classe, fatalità, ero a farmi un giro per conto mio, era un giorno di vacanza, e proprio in una città in cui stavano tenendo un convegno su Langer, e lì ho avuto il primo aggancio con la Fondazione Alexander Langer di Bolzano. E poi una ragazza, la settimana dopo, una nostra studentessa, ha detto: ma prof, sa che la mia nonna era molto amica di Alexander Langer, e quindi anche lì abbiamo avuto questo aggancio di prima mano. Un'altra volta un'altra studentessa è andata a Milano a farsi un giro, fatalità, è proprio passata sul ponte Langer. E infine un'ultima cosa anche un po' particolare, un'altra nostra collega, una docente, ha ricevuto in regalo un libro da una signora anziana che voleva disfarsi di questo libro, e su questo libro c'era proprio una dedica di Alex. Purtroppo Alex è stato un profeta non ascoltato nel suo tempo. Quello che noi desideriamo fortemente è stato proprio il nostro motivo per approfondire e per fare anche realizzare questo cortometraggio, è che il suo pensiero sia sul serio preso in esame, attuato, realizzato. Nel 2020 una classe del liceo Fortunato De Pero di Rovereto inizia a lavorare sulla figura di Alexander Langer, personaggio poliedrico del Novecento, politico, pacifista, scrittore, giornalista, ambientalista. I ragazzi e le ragazze ne scoprono la storia attraverso lo studio e l'incontro con esperti, fino ad arrivare alla realizzazione di un cortometraggio che tra poco vedremo. Il progetto è iniziato appunto parlando, discutendo, facendo un brainstorming in classe con i ragazzi circa le due tematiche fondamentali di Alexander Langer, cioè la convivenza interetnica e la conversione ecologica, per vedere quali erano i desideri e anche i punti di vista dei ragazzi stessi. Da lì abbiamo poi letto direttamente i suoi testi e abbiamo incontrato alcuni testimoni. In primis appunto la nonna di questa nostra studentessa, la professoressa Infelice Fronza, che è stata proprio a stretto contatto sia a livello politico che poi anche in un gruppo appunto religioso con Alex, e ci ha presentato la figura da un punto di vista più umano. Poi abbiamo incontrato anche, purtroppo sempre online perché eravamo in piena pandemia, il professor Giorgio Mezzalira della Fondazione Langer, che ci ha dato più un approfondimento degli aspetti tecnici, politici quindi di Langer stesso. Da lì abbiamo cominciato a lavorare su altri testi che parlavano di lui e del suo pensiero, ad approfondire ciascun studente una delle caratteristiche, una delle parole chiave, diciamo, di Langer, avvalendoci appunto di alcuni testi di approfondimento, e a realizzare alcune idee, a progettare alcune idee per una sceneggiatura. Bloom è il titolo del cortometraggio su Alexander Langer realizzato da ragazzi e ragazze. Sono proprio loro a raccontarci come è stato costruito, anzitutto dal punto di vista dell'ideazione e della sceneggiatura. Anita Fronza è una delle studentesse che assieme ad alcuni compagni ha lavorato alla regia di questo progetto. Per arrivare all'idea di Bloom siamo partiti da un brainstorming generale riguardante il personaggio di Alex, e poi successivamente abbiamo tratto da questo brainstorming due idee principali. Una, che era quella di Bloom, che è quella che abbiamo scelto, e l'altra che si basava su dei ragazzi che ricevevano delle cartoline in varie parti del mondo, e queste cartoline alla fine si sarebbero unite e avrebbero formato un messaggio inviato da Alex. Abbiamo scelto l'idea di Bloom, principalmente perché ci piaceva molto e trasmetteva il messaggio con il pensiero di Alex in modo originale e diverso, e però anche per un punto di vista tecnico, perché per via del Covid, essendo in piena pandemia, era difficile riuscire a girare con così tante persone e su un set con comunque così tanti alunni e studenti. Abbiamo cercato di mettere in luce dei punti di vista del suo pensiero che fossero diversi,
Abbiamo infatti cercato di simboleggiare nel nostro video con questo personaggio blu, che poi viene scoperto dal colore attraverso delle mani che glielo tolgono, la fondazione che riscopre il personaggio di Alex. L'ultima macchia si trasforma in una farfalla e che vola via. Abbiamo quindi voluto inserire un simbolo di leggerezza e spensieratezza a contrasto con il colore blu, che rappresenta comunque tristezza ma anche profondità allo stesso tempo. E abbiamo scelto questo titolo perché il colore blu è il colore che predomina all'interno del nostro video e anche perché bloom in inglese significa fiorire, rinascere, e quindi volevamo simboleggiare il fatto che la fondazione riscopre il personaggio di Alex e lo riporta alla luce, anche al giorno d'oggi. La realizzazione di un video, pur breve, prevede anche una notevole e approfondita cura tecnica. Riprese, elaborazione del suono, montaggio, animazione. Ci dà alcuni cenni di questo lavoro Niccolò Bassetti, che di Bloom è stato direttore della fotografia. Come macchina da presa per registrare il video abbiamo deciso di utilizzare una Blackmagic Pocket 4K, che è una piccola macchina cinema che ci ha agevolato un po' negli spostamenti all'interno dell'aula, perché abbiamo appunto registrato all'interno di un'aula della nostra scuola. E come invece impianto di luci, come luci abbiamo utilizzato questi Kinoflow che ho alle mie spalle, che sono delle luci comunque con una buona potenza di luce, e le abbiamo utilizzati per dare più profondità al volto e per staccare bene il soggetto dallo sfondo, perché sia l'attore era dipinto di blu e anche lo sfondo era blu, perciò dovevamo staccarlo, altrimenti si confondeva troppo nello sfondo. Per il suono abbiamo unito più suoni, abbiamo proprio assemblato vari suoni e uniti per dare un senso di oppressione al video. Abbiamo unito il suono di un battito del cuore, un respiro affannato, e il suono di due balene e il rumore di un treno. E per realizzare la farfalla ci abbiamo impiegato molto tempo, perché bisognava realizzare frame per frame. Mi è piaciuto molto il dialogare e comunque l'accordarci tutti assieme di una classe, perché comunque è una esperienza che secondo me unisce molto. La realizzazione di progetti, e in particolare di video, fa parte dell'offerta educativa e formativa di questa scuola. Come si svolge abitualmente questa attività lo raccontano gli insegnanti Jordi Penner e Margherita Micheli. Insegno discipline audiovisive qui al Liceo Artistico De Pero, e in particolare progettazione audiovisivi e laboratorio di ripresa e post-produzione. Di solito qui a scuola abbiamo fatto in modo di separare in compartimenti, come in una vera produzione, le materie. Quindi c'è progettazione audiovisivi, dove si fa sceneggiatura, storyboard, moodboard, quindi tutto quello che è l'ideazione e la previsualizzazione del cortometraggio che si va a realizzare. Poi si passa in una fase cioè di organizzazione, quindi di quelle che saranno le riprese, e quindi poi alle vere e proprie riprese, cioè stabiliti gli ordini del giorno, come si fa su una produzione reale, no? Quindi scena per scena, inquadratura per inquadratura, cosa c'è da girare, si va sul set, c'è anche una lista materiali, c'è tutta una fase di preparazione appunto per arrivare preparatissimi, e con una divisione anche dei ruoli, in quinta si arriva a fare
una divisione dei ruoli, con ognuno ha le sue responsabilità, c'è un direttore di fotografia, c'è un operatore, c'è un assistente operatore, eccetera. Cerchiamo insomma di dargli una prova di realtà di quello che poi è il vero set al di fuori della scuola. E poi si va a fare le riprese, e può essere un giorno, due giorni, tre giorni, a seconda di quello che ha bisogno il prodotto, che sia uno spot, un cortometraggio, un video musicale. E poi si torna a scuola e con calma si fa la post-produzione, montaggio, color, sonorizzazione, tutto quanto quello che serve per concludere. Io insegno discipline audiovisive e coordino il dipartimento di Rovereto da più di 10 anni. Dopo il Covid abbiamo cercato di recuperare e abbiamo affrontato diversi progetti all'esterno, grazie anche al contributo della Fondazione Caritro. E in particolare abbiamo lavorato su un corto intitolato Bruma, dove gli studenti sono stati per 3 giorni in una malga, ospitati dalla mattina fino alla sera, quindi giornate intense di lavoro, dove ogni studente aveva il proprio ruolo e dove abbiamo mangiato lì, quindi è stata proprio un'esperienza collettiva. E per poter poi realizzare il corto siamo riusciti a lavorare con degli attori professionisti, e quindi questo è stato un bel momento per gli studenti, perché spesso da noi scrivono la sceneggiatura e poi immaginano proprio una recitazione ad alti livelli, e con Bruma e con il contributo economico siamo riusciti a farlo, così come i costumi, ad esempio su Bloom, il video che abbiamo presentato per la Fondazione Langer, siamo riusciti a chiamare una truccatrice, e quindi tutto il corpo blu del nostro attore è stato dipinto e gli studenti si sono avvicinati proprio a questo mondo in maniera professionale. Il progetto che ha avuto come esito la produzione del corto Bloom è stato realizzato dal Liceo delle Arti Fortunato De Pero in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Alexander Langer Stiftung. Passando per l'acquisizione di competenze di scrittura e abilità tecniche nell'ambito dell'audiovisivo, ha trasmesso un messaggio straordinario. Un possibile modo di stare al mondo con empatia, ma anche con determinazione nel portare avanti le proprie battaglie. Personalmente descriverei Langer come una persona lungimirante, perché ha avuto proprio questa visione, forse verrebbe da dire addirittura fuori dal suo tempo, motivo per cui non veniva ascoltato dalle persone, e che però toccava temi che sono ora attualissimi, quindi la convivenza interetnica e la conversione ecologica. E un aspetto che ci ha colpito tantissimo è il suo essere empatico verso le persone, sia verso i suoi cari, e l'ha dimostrato in più modi tramite piccoli gesti d'affetto, ma anche verso le persone che non conosce, quindi di altre etnie. Basti pensare appunto alla sua lotta contro la guerra che c'è stata in Jugoslavia. Quindi Langer ci insegna la convivenza e il lottare per degli ideali che non sono necessariamente riferiti alla nostra persona, ma a un benessere collettivo, quindi fare un qualcosa nell'interesse di tutti e non solo nel proprio. E poi ci insegna sicuramente a mettere insieme le proprie abilità, capacità e le proprie potenzialità, quindi capire ciò in cui siamo bravi e cercare di sfruttarlo per fare del bene, che non sia appunto solo per me stesso, ma per tutte le persone che mi circondano.